che pensa ste. Cioè, questa è la nuova frase Shady Beach per eccellenza. Quindi grazie mille Sonia, grazie mille Sweet California per avercela fornita. Ciao Dreamers, benvenuti in questo nuovo video e bentornati sul canale. Come avrete intuito dal titolo qui sotto, sì, anche oggi vi propongo un book tag. E si tratta del The Italian Meme Book Tag, in cui sono stata taggata dal mio ade personale, ovvero Sara di Arancino Sauraur, che è anche la creatrice. Perché voi pensavate che trash italiano e libri non potessero andare a nozze? Ecco, vi sbagliate, perché è proprio quello che faremo in questo book tag, ovvero associeremo un meme classico tipico italiano a un libro, un personaggio. Sarà super trash, però devo dire che siamo anche nel momento dei cinepanettoni, quindi ci sta, direi che è super a tema. Ovviamente prima di cominciare con il video vi ricordo che tutti i libri che vi andrò a mostrare li trovate linkati giù nell'info box se volete acquistarli tramite Amazon. Domanda numero 1, ovviamente apriamo le danze del trash vero con l'unica, sola e inimitabile Tina Cipollari. No Maria, io esco! Un libro che ti ha sconvolto da voler abbandonare tutto. La mia risposta per questa domanda non può che non essere Crooked Kingdom di Leigh Bardugo, perché come sapete io ho letteralmente detestato questo libro, perché non succede niente, perché i personaggi vengono abbandonati a loro stessi, e ve lo giuro che anche per quel poco che è successo io mi sentivo molto Tina Cipollari e volevo letteralmente fare no Maria io esco, io abbandono tutti. E vi posso assicurare che a 80 pagine dalla fine volevo mollare Baracca e Burattini e stavo veramente sperando che morissero tutti, perché non li sopportavo più. Cioè, speravo proprio che il libro finisse per mancanza di interpreti. E poi però lo sapete tutti com'è andata, sono riuscita a finire, gli ho dato 3 stelline, lo che sarà sarà. Il libro mi ha tolto tutte le energie e mi ha fatto anche arrabbiare, soprattutto perché non sono d'accordo con tutto quello che è successo qui. E quindi capite che questo libro è la rappresentazione del Maria, io esco. Però vabbè, poi in realtà torno, perché come fate senza di me? Domanda numero 2, e il meme è questo qui. Capra! Capra! Un personaggio che proprio non sopporti, a cui avresti voluto fare questa uscita in diretta nazionale in televisione. Lo sapete Dreamers, io odio tutti i personaggi, tutti quanti, a parte i miei preferiti, cioè non se ne salva uno che uno. Però per questa domanda ho scelto di citarvi quello che più mi manda in bestia quando ci penso, e vorrei proprio dirgli capra, perché vabbè, ora vi spiego. E sì, mi sta riferendo naturalmente a Leovaldes di Eroi dell'Olimpo, in questo caso l'eroe perduto, ma in tutta la saga e tutte le saghe in cui lui compare, di Rick Riordan. Lo sapete, Leovaldes un tempo, anni or sono, era tra i miei personaggi preferiti di questa serie. Poi cosa è accaduto? Il sangue dell'Olimpo, ecco cosa è accaduto. E lui ha compiuto delle azioni che vanno proprio contro tutti i miei valori come persona, perché io non metterei mai al primo posto l'amore piuttosto che l'amicizia, perché per me l'amicizia è un valore fondamentale, non sarei la stessa persona che sono senza i miei amici, senza le mie persone. Quindi non condivido e non supporterò mai e soprattutto non perdonerò mai Leo per ciò che fa nel sangue dell'Olimpo. Lo prenderei e gli direi: capra, che stai a fa? Ma sei indeficiente, ma te vuoi via, ma tutto a posto. E poi sì, lo ucciderei nel sonno. Domanda numero 3, questa è la mia preferita perché si tratta di Malgioglio. Quanti uccelli, cin, ma avete visto quanti uccelli in aria? Cin, ma solo in aria stanno, perché qua sono morti tutti. Scegli i tuoi 3 book boyfriend preferiti, perché la realtà è un po' triste. Ovviamente in cima alla classifica di questa top 3 non può che non esserci lui, Risand, della serie di Akotar di Sarah J Maas, perché come ha detto anche Sara nel suo video, è proprio il fidanzato ideale, perché è bello, perché è intelligente, perché lotta per le persone che ama e si sacrificherebbe per loro, perché vuole tantissimo bene ai suoi amici, alle sue persone, per come tratta Feyre, per l'apertura alare, perché la sua considerable length è comunque importante in una relazione. Poi come non nominare Nick Malikov di Gemina, ovvero il secondo volume della trilogia dei file di Lumine di J. Christoph ed Amy Kaufman, perché fondamentalmente Nick è Bellamy Bobbo versione libresca, perché è uguale, cioè proprio identico, spiccicato. Cioè capite che io oltre ad avere Bellamy ho Bellamy libresco, quindi sì, mi scatena pensieri impuri Nick. Poi è pure russo, cioè capite, proprio le mie fantasie che convolano a nozze e poi vanno anche oltre. Ma di che stiamo parlando amici? Ma di che stiamo parlando? E poi come da nominare uno dei miei primi ed
eterni amori, ovvero Simon Lewis da Shadowhunters The Mortal Instruments di Cassandra Clare. Perché ok, niente da togliere a sti pezzi de fighi come Risan e Nick, però tendenzialmente se una persona non mi prende a livello intellettuale, poi non mi prende da altre parti. Simon sarebbe un po' il mio ragazzo ideale, perché potremmo fangirlare insieme, perché è un nerd, perché è un po' sfigato nella vita come me, perché poi canta pure, quindi Simon, cantami la vita! Cioè, insomma, capite, Simon è un grande amore, un grande primo amore che non dimenticheremo mai, intramontabile. Domanda numero 4, ecco il meme. 118! Sta 118! Un libro che ti ha lasciata mezza morta. Assolutamente Gemina di Amy Kaufman e Jay Kristoff, perché questo libro mi ha portato via tutto, i soldi e i sentimenti. Ve lo giuro che mentre lo stavo leggendo ho avuto sia la reazione iniziale di cui parlavamo prima a inizio video del Maria io esco, cioè volevo mollare tutto a un certo punto perché non ce la stavo facendo, e poi sono arrivata alla fine e pensavo di essere morta, pensavo di aver raggiunto la vita ultraterrena, e poi mi hanno resuscitato i dottori De Grace, probabilmente, non me lo ricordo. Però insomma, questo libro, se non l'avete ancora letto, state attenti a voi, perché c'è la bell'art libresca, quindi ciò significa solo una cosa: ma è una gioia! È il mio preferito della serie, però mi ha ammazzato la vita, perché non si può, cioè non si può proprio, cioè in che senso? In che senso? Domanda numero 5 e anche ultima domanda, ecco a voi l'ultimo meme. Mi piace la zucchina, zucchina, mi sento bene chiena, bene chiena. Scena hot preferita in un libro. Cioè raga, questa è la domanda mia, questa è la domanda mia, cioè io non vedevo l'ora di rispondere. In realtà ho due risposte per questa domanda. Ovviamente la prima la starete già vedendo arrivare, perché sì, mi sto riferendo al capitolo 55 di Agumaf di Sarah J Maas, perché cosa non è quella scena hot, raga? Cioè, non penso che la parola hot sia sufficiente per descrivere quel capitolo. Cioè, io l'ho vissuto mentre lo leggevo, ma manco lo stessi facendo io. Cioè, capite che ho sentito proprio tutto, tutto quanto. Mi sento male se ci ripenso, cioè se ci ripenso mi viene tipo l'ansia da prestazione. E poi, ovviamente, come non fare un grandissimo shout out a tutte le scene di sesso che J. Kristoff descrive sia in Never Night che in Godsgrave. Perché ragazzi, dovete sapere che J. Kristoff ha l'abilità di descrivere scene di morte, scene di sesso, come se fosse un'arte. Una di due lo è. Comunque, e ve lo giuro che lui qualsiasi tipo di scena di sesso scriva, etero, gay, a due, a tre, cioè è bravissimo. Cioè io sto lì e dico, ma cioè, che cosa hai fatto tu nella tua vita per descriverle così bene? Mi t'ho fatto io. J. Kristoff è il mio nuovo mito, perché non pensavo che qualcuno potesse battere il capitolo 55, e invece lui ci è riuscito, e sono solo i primi due libri, non oso immaginare il Dark Dawn considerati risvolti. Cioè, perché poi la cosa di J. Kristoff è che, a differenza di Sarah J. Maas, che comunque te ci mette il sentimento, tutto quello, tutto il trasporto emotivo, cioè qui è solo sesso, cioè qui è proprio il desiderio carnale di farti l'altra persona, ed è bellissimo, perché sì, perché è vero. Bravo J. Kristoff, ci sei piaciuto una cifra, ma proprio tanto. Ebbene sì, Dreamers, siamo giunti alla fine di un altro video. Io spero vivamente che vi sia piaciuto, che vi abbia intrattenuto, che vi abbia fatto passare un buon momento. E adesso tocca a voi. Fatemi sapere qui sotto con un commentino chi sono i vostri tre book boyfriend preferiti e quale libro vi ha fatto proprio dire no Maria, io esco, perché sono un sacco curiosa di saperlo. E per il resto niente, Dreamers, le solite cose che dico alla fine di tutti i video, ovvero mettete un pollice su se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, condividete questo video con i vostri amici, nemici, parenti, cani, gatti e topi, e ovviamente seguitemi su tutti i social network, che sono linkati giù nell'info box se già non lo fate, perché seguirmi sui social è una cosa molto molto importante. Quindi noi, Dreamers, io vi abbraccio fortissimo e noi ci vediamo al prossimo video.